Durante la serata al Grande Fratello, le chiacchiere si sono animate nella camera da letto, dove le ex protagoniste di Non è la Rai e Clarissa Barth si sono ritrovate a parlare. Il focus della discussione è stato ancora una volta Jessica Morlacchi, coinvolta in una disputa con Giulia Naomi Bruschi a causa della sua evidente gelosia per Luca Giglioli. Sembra infatti che Jessica si sia presa una cotta per Luca, non ricambiata. Pamela Petrarolo ha subito sottolineato quanto questa vicenda sia diventata centrale nei discorsi all'interno della casa. Eleonora Cecere, d'altra parte, ha previsto che la situazione peggiorerà con il tempo, affermando: "Hai notato Giulia? Oggi ha preferito evitare del tutto. Secondo me, è stufa anche lei. Non fa certe cose per scappare dalle discussioni, è molto più sveglia di quanto sembri". Pamela, invece, ha espresso il suo disappunto per il fatto che Giulia non sia libera di scherzare con Luca a causa della gelosia di Jessica. Ilaria Galassi ha affermato di non essere disposta a cambiare atteggiamento solo perché Jessica si sente infastidita. Anzi, come si vede nel video qui sotto, mentre la conversazione si sviluppava, improvvisamente l'argomento è cambiato. Clarissa ha esclamato: "Non si lava?" E Ilaria ha risposto prontamente: "Ieri. Chi? Jessica". Pamela ha poi aggiunto che la Morlacchi si era effettivamente fatta il bagno il giorno prima. A quel punto, Ilaria ha rincarato: "Non lo fa tutti i giorni". Pamela ha concordato: "No, no, non tutti i giorni". E la Galassi ha ironizzato: "Magari si lava a pezzi". La discussione è proseguita su questo tono, come si può vedere nel video. Nell'ultima parte della chiacchierata, il discorso è tornato su Jessica e il suo atteggiamento possessivo nei confronti di Giulia, soprattutto per via della vicinanza di quest'ultima con Luca. Le ragazze di Non è la Rai e Clarissa non hanno trattenuto le loro frecciatine contro la cantante dei Gazzosa. Se questi video dovessero essere mostrati durante la puntata, sicuramente si creerebbe parecchio scompiglio all'interno della casa.